Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a fare una ricetta piuttosto costosa, perché utilizzeremo un filetto o chateau di tonno. Sono circa 800 grammi di tonno fresco con cui faremo questa ricetta, che è venuta veramente uno spettacolo. Ma non voglio anticiparvi nient'altro, tra l'altro il video è piuttosto lungo, quindi non voglio tenervi oltre. Mettete subito un pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Bene signori, allora iniziamo la nostra ricetta 3-4 ore prima dell'effettiva preparazione. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere le nostre melanzane e togliere l'acido, quindi metterle in abbondante sale. A me piace le melanzane senza buccia, quindi le sbuccerò. Se a voi vi piacciono anche con la buccia, tenetele con la buccia. Sono circa 800 grammi di melanzane. Poi, appena fatta questa operazione, vi darò tutti gli ingredienti. Per il momento, come vi dicevo, circa 4 ore prima, adesso qui è mattina presto, io preparerò il sugo per mezzogiorno l'una. Tagliamo le melanzane, le mettiamo sotto sale e le lasciamo scolare in uno scolapasta per 3-4 ore. Quindi, una volta che avete finito di tagliarle a cubetti, ogni tanto, come avete visto, io gli mettevo del sale, gli mettiamo ancora sale e le giriamo un po'. Il concetto è che dovete sentire fra le dita che tutte le melanzane sono salate. A questo punto le lasciamo 4, 3, 4, anche 5 ore a scolare, in modo che tutta l'acidità se ne vada, e ci vediamo per l'effettiva preparazione della ricetta. Ed eccoci qui, sono passate 4 ore, le nostre melanzane hanno scolato tutta l'acidità, come potete vedere, non so se si vede qua sotto che c'è il liquido. Ora passiamo all'effettiva ricetta. Allora, ecco gli ingredienti, abbiamo detto 800 grammi di melanzane. Come facciamo a regolarci con le quantità? Io uso la stessa quantità di melanzane e la stessa quantità di tonno. Qua abbiamo 800 grammi di tonno, uno chateau di tonno, un filetto di tonno, il tonno fresco, quello che avete. Questo non è adatto a fare le bistecche di tonno perché è un pochettino fine, vedete un po', guardate, è un pochettino fine, quindi lo utilizzo per fare questa ricetta. Quindi io uso stessa quantità di tonno, stessa quantità di melanzane. Con 800 grammi di tonno utilizzo, come ho già detto, 800 grammi di melanzane, 500 grammi di pomodoro pachino o datterino, uno spicchio d'aglio, due foglie di basilico, mezzo bicchiere di vino e poi l'ingrediente segreto che io ho dentro questa boccettina, la menta. Se avete quella fresca è meglio, se non avete quella fresca va bene anche questa secca come ce l'ho io. Con la menta bisogna stare molto attenti, bisogna utilizzarne poco. Se avete la menta fresca, due foglioline piccoline saranno più che sufficienti, triturato. Ma poi andremo a spiegarlo meglio quando saremo a fare effettivamente la ricetta. Adesso la prima cosa da fare è andare a friggere le melanzane. Dopodiché tagliamo a metà i pomodorini, tagliamo a cubetti il tonno e così abbiamo tutti i nostri ingredienti. Ma prima di tutto andiamo a friggere le melanzane. Quando sono cotte le tiriamo fuori e le mettiamo su una carta assorbente. Si devono asciugare per benino. Io adesso devo fare una seconda passata perché ovviamente tutte non ci sono state nella padella.
Adesso andiamo a tagliare i pomodorini a metà, li metteremo dentro questa insalatiera e poi taglieremo successivamente anche il tonno. Ah, mi raccomando, non dimenticate di lavarli prima i pomodorini, eh. Ecco, li ho lavati, una volta lavati li tagliamo a metà. L'ho detto e ve l'ho fatto vedere perché in un video mi è arrivato un commento infelice dicendo che non avevo lavato la verdura. La verdura dei miei video è sempre lavata. Anche se io la prendo dal frigo, quando la metto in frigo è sempre lavata, quindi non vi preoccupate. Comunque, è sempre meglio dirlo una volta in più che una volta in meno. Ora velocizzo un po'. Una volta finito di tagliare i pomodori, occupiamoci dell'aglio. Dell'aglio ne servirà un quarto di spicchio. Voi direte, così poco? Sì, soprattutto se avete uno spicchio grande come questo, che sembra transgenico. Lo tagliamo in quattro pezzi. Adesso vi faccio vedere più o meno la dimensione del pezzo, così ci capiamo meglio. Allora, togliamogli anche l'anima. Taglio piuttosto vecchio, me l'hanno dato, vabbè, non importa. Allora, di uno spicchio, no, questo non mi piace. Ok, di uno spicchio più o meno di queste dimensioni, ne prendiamo la metà. Per arrivare a, un po' di più dai, per arrivare a uno spicchio più o meno della dimensione, guardate, di un'unghia. Per intenderci. Questo lo facciamo a pezzettini più piccolini possibile, perché poi ci servirà per il soffrittino. Ok, l'aglio è pronto. Parliamo adesso del basilico. Il basilico ne tenete una foglia intera. L'altra foglia la fate a pezzettini, sempre dopo averla lavata. Allora, la arrotoliamo così e la facciamo a pezzettini. Ok, separiamola dall'aglio perché questo ci servirà dopo. Ok, ora possiamo passare direttamente alla nostra padella. Bene. Adesso prendiamo una padella, ci mettiamo dentro un filo d'olio extravergine di oliva e l'aglio che abbiamo triturato tutto a freddo. A questo punto accendiamo la fiamma. Aspettiamo che soffrigga un po' l'aglio e poi gli buttiamo dentro i pomodorini. Ora, con attenzione a non far bruciare l'aglio, quindi quando vediamo che soffrigge per qualche secondo, 30-40 secondi, gli buttiamo dentro i pomodorini a cui io ho già aggiunto la foglia di basilico e il basilico triturato. Ora facciamo andare un po' i pomodorini, sempre a fiamma vivace, medio-alta. Non aggiungiamo sale per il momento, perché? Perché abbiamo salato tantissimo le melanzane per far andare via l'acidità. Quindi per evitare che il piatto diventi troppo salato, quando aggiungeremo le melanzane e faremo amalgamare bene il tutto, a quel punto assaggeremo e vediamo se c'è bisogno di altro sale. Per il momento non lo mettiamo. Sono passati 5 minuti, come vedete comincia a farsi il bel sughettino. A questo punto, quando vedete che incomincia a farsi il sughetto, aggiungiamo le melanzane. E lo facciamo andare altri 5 minuti con le melanzane all'interno in modo che tutto prenda sapore.
Dopo altri 5 minuti è giunto il momento degli ultimi 3 ingredienti. Iniziamo con il tonno. Mettiamo il tonno, giriamo un attimo e poi sfumiamo subito con il vino. Per due motivi. Primo, abbattiamo la temperatura perché il tonno non va cotto a una temperatura troppo alta, perché sennò diventa subito una scarpa. Secondo, andiamo a insaporire e soprattutto andiamo anche a dare un po' di umidità, perché ovviamente le melanzane si sono prese tutto il succo del pomodoro. Ora lo giriamo, è diventato abbastanza pesante, quindi diventa difficile saltarlo in padella. Lo giriamo, aspettiamo altri 5 minuti per la cottura del tonno, ma prima ci mettiamo l'ultimo ingrediente, la menta. Come vi dicevo, se avete la menta fresca, 2 foglioline sono più che sufficienti. Se usate, come me, la menta secca, mettetene la punta di un cucchiaino, adesso vi faccio vedere, perché se no disequilibrate il piatto e poi agli italiani in generale la menta piace poco, quindi deve essere giusto un retrogusto. Detto questo, copriamo, aspettiamo 5 minuti e vediamo che succede. Bene, dopo altri 5 minuti dobbiamo fare 2 cose. Come vedete, qua sta cuocendo che è una meraviglia, c'è un profumo che non vi posso nemmeno raccontare. 2 cose dobbiamo fare. Prima cosa, prendere un pezzetto di tonno e assaggiarlo per vedere se è cotto. Spettacolo. Seconda cosa, buono. Prendere un cucchiaio, prendere il sughetto e assaggiare per vedere se va bene di sale. E direi di sì. Direi che è perfetto. Tutti i gusti si sono ben amalgamati. Si sente anche una puntina di menta, come deve essere. La foglia di basilico, quella intera, quando la trovate, la potete anche togliere. A questo punto, cosa facciamo? Spegniamola, copriamo, spegniamo la fiamma e lo lasciamo lì. Il consiglio che io vi do è di farlo almeno un'oretta prima. In questo modo i gusti si possono amalgamare bene e tutto viene armonioso. Se non avete tempo, potete saltarci la pasta direttamente dentro e siete a posto. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, le ricette dell'uomo di casa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.